Allora, vediamo se funziona tutto, perché qua bisogna controllare. Mi pare di sì. Aspettiamo ancora qualche secondo per vedere che si colleghino tutti. Io volevo essere online perché ci fosse. Ci siamo quasi. Qualche secondo. Siete tutti? Siamo, manca un minuto, dopo cominciamo. Prometto che non vi terrò qui fino tutta la sera, anzi, sarò breve e concisa, ma volevo condividere con voi alcune cose, insomma, che magari potrebbero essere utili nelle prossime settimane. Allora, buonasera a tutti. Prometto che sarò breve, però volevo condividere con voi, appunto, in questo venerdì sera, ancora strano, alcune cose che potrebbero esservi utili nelle prossime settimane, quando incrociamo tutte le dita dei piedi e delle mani, potremo finalmente pensare, non dico ad una vacanza, ma almeno ad un weekend lungo. Ok, io nel mese scorso ho parlato del tema della staycation, ovvero del fatto che viaggeremo, lo sappiamo, prevalentemente in Italia. In questo momento non sappiamo nemmeno in Italia dove. In Italia, per esempio, sto trasmettendo dal Veneto, in Veneto. Oppure potremmo spostarci un po' di più. Insomma, è un concetto che, insomma, nelle prossime settimane affronteremo. Però oggi volevo parlarvi di un'altra cosa, perché tutti parlano appunto del fatto che viaggiamo in Italia anche per rilanciare la nostra economia. Allora, bellissimo, sono la prima che lo farà, insomma, anche perché non abbiamo scelta, ci tocca viaggiare in Italia, insomma, non è una, come dire, una condizione a cui possiamo non sottostare. Però c'è una cosa importante che magari gli addetti ai lavori non hanno considerato. Ovvero che nel momento in cui ognuno di noi andrà a prenotare la sua vacanza, ovvero andrà a prenotare un hotel, un tour, un'esperienza di questo tipo, si troverà di fronte a degli operatori che non sono operatori italiani. Giusto per fare qualche nome e perché, insomma, non vi sia più chiaro quello di cui voglio parlare questa sera. Però cominciamo dall'alloggio, no? Quindi voi scegliete di andare in un hotel o in una casa, in un appartamento, e quindi vi fate riferimento a, diciamo, ai portali che fino adesso avete utilizzato, no? Faccio un esempio, Booking per quanto riguarda gli hotel, Airbnb magari per quanto riguarda gli appartamenti. Ecco, quello che, di cui io volevo parlare era esattamente questo. Perché? Perché non so se tutti voi conoscete il fatto che nel momento in cui voi prenotate una stanza attraverso questi operatori, il prezzo che voi pagate, mettiamo che la vostra stanza costi 100 euro, ok? Il prezzo che voi pagate non è ovviamente il prezzo che ricevono gli albergatori, perché Booking trattiene per se stesso, per l'operatività della piattaforma e per guadagnare una percentuale di questi 100 euro che voi avete speso per la camera. Percentuale che può variare a seconda della contrattazione tra l'hotel e tra l'hotel e Booking, diciamo intorno al 18, 20, 20, 22%, ecco questo. Quindi quando voi dite, ok, allora io viaggio in Italia, prenoto il mio bel hotel, vado su Booking, lampadina dovrebbe accendersi e dice, no, aspetta, non vado su Booking, perché se no comunque una parte dei soldi che io sto pagando non rimane in Italia, va in questo caso in Olanda, ok? Quindi attenzione. Stesso discorso lo potete fare per quanto riguarda gli appartamenti. Perché? Perché se voi andate su un'altra piattaforma conosciuta in tutto il mondo per gli appartamenti, vale a dire Airbnb, di nuovo, come dire, sì, il vostro appartamento viene pagato 100 euro, ma l'operatore che affitta l'appartamento non riceverà 100 euro, riceverà 100 euro meno la commissione che si paga Airbnb, e Airbnb non paga le tasse in Italia, ok? Quindi queste sono due cose, secondo me, che voi dovete tenere presente quando prenotate. Questo non vuol dire che non dobbiate prenotare attraverso questi due, come dire, due strumenti, ma che dobbiate essere consapevoli di quello che state facendo. Perché? Perché lo stesso discorso, no, che potremmo fare, magari in un ambito che conoscete meglio, che è quello di Amazon. Quindi se io voglio comprarmi un libro, posso fare il mio ordine su Amazon e probabilmente il mio ordine dopo qualche giorno, forse il giorno dopo, se ho Amazon Prime, mi arriva bellamente alla porta di casa.
ma posso andare a farlo nella libreria del mio paese. E ovviamente sono, insomma, non serve neanche che ve lo dica, no? Sono due ambiti completamente diversi. Quando avrete bisogno magari di un consiglio, non andrete da Amazon, andrete probabilmente dal libraio del vostro paese. Quindi considerate questa cosa. In più aggiungo un'altra cosa, un altro elemento che vi dovrebbe comunque far riflettere, cioè il fatto che durante questa crisi, quando c'è stato appunto il discorso del lockdown e tante persone avevano fatto la prenotazione per il loro viaggio su Booking in particolare, che cosa è successo? Che Booking ha ritenuto che i suoi clienti fossero le persone che avevano prenotato. Quindi cosa ha fatto? Il mio Mario Rossi ha pagato 100 euro, ok? Ok, Mario Rossi, non ti preoccupare, io ti ridò i tuoi 100 euro per prenotare la prossima volta sulla nostra piattaforma. Ma non ha considerato che anche l'albergatore era un suo cliente. E quindi gli albergatori si sono trovati praticamente costretti a restituire tutti i soldi di queste prenotazioni senza avere nemmeno la possibilità di, come dire, interfacciarsi con l'ospite e dire: ok, guarda, io ti tengo questi soldi che tu hai versato per quando verrà la prossima volta. Insomma, non c'è stato nemmeno questo tipo di, come dire, discussione tra le due parti, no? Tra l'ospite, il viaggiatore e Booking. Quindi quando andrete a prenotare la prossima vacanza, insomma, tenetelo presente. Voi dite: sì, vabbè, allora come faccio a prenotare? Diciamo che potrete sfruttare in questo caso le piattaforme di cui ho parlato prima e per farvi un'idea appunto di dove andare a prenotare e poi contattare direttamente l'hotel. Ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Ci sono anche delle piattaforme che stanno nascendo, per fortuna, che hanno una politica di tipo diverso. Una di queste piattaforme, allora Paolo mi chiede, così facciamo prima le domande: se prenoto direttamente all'albergo non risparmio però la percentuale del portale. Sì Paolo, è la stessa cosa che dicevamo prima di Amazon. Amazon ti fa degli sconti come te li fa Airbnb, però guarda come si è comportato con gli albergatori. Insomma, no? Si tratta sempre di pesare le due cose. Se abbiamo tempo di fare una ricerca più, come dire, di spendere qualche tempo sul web, posso fare la mia ricerca e capire l'hotel che fa per me, chiamare l'hotel, mandare una mail. Lo so che tante volte nel passato questa cosa non è stata facile, perché tanti alberghi stessi dicevano: prenota su Airbnb, tanto la stessa tariffa che ti posso fare al telefono, te la posso fare, la trovi anche sul portale. Secondo me le cose cambieranno e comunque tutto questo ci può rendere comunque dei consumatori più consapevoli. Vi stavo dicendo che stanno nascendo delle piattaforme che utilizzano una idea un po' diversa, vale a dire, una di queste piattaforme, poi magari vi scrivo un post sul blog, magari domani, una di queste piattaforme è una piattaforma i cui ideatori tra l'altro sono del nostro territorio e si chiama fairbnb.com. Questa piattaforma che cosa fa? Praticamente la piattaforma è una piattaforma il cui funzionamento è molto simile a quello che abbiamo visto prima, Booking o Airbnb, quindi io cliente prenoto e pago una commissione alla piattaforma. Attenzione però, questa commissione viene splittata, viene divisa in due parti. Una parte serve al funzionamento della piattaforma, alle sue attività di marketing, e una parte invece viene reinvestita sulla comunità. Faccio un esempio. Io pago 100 euro, ok? Di questi 100 euro, 10 euro servono al funzionamento della piattaforma, 10 euro potrebbero essere reinvestiti a Venezia su un progetto legato alla residenzialità, piuttosto che al restauro, piuttosto che ad un'altra attività che può essere utile anche ai veneziani stessi. Questa piattaforma di cui vi parlavo, che magari poi vi scrivo, è attiva in questo momento in alcune città italiane e riguarda prevalentemente gli appartamenti. Stanno facendo un ottimo lavoro, io ho seguito un webinar qualche settimana fa, stanno facendo secondo me un ottimo lavoro ed è attiva in questo caso a Bologna, a Firenze e a Genova, in queste tre città, ma speriamo appunto che questo tipo di attività si allarghi ad altre realtà. Insomma, non so che loro comunque fanno per esempio delle interviste quando un appartamento si candida per entrare nella piattaforma. Quindi se tu sei proprietario dell'appartamento non puoi avere 15 appartamenti in affitto, puoi avere solo un appartamento sulla piattaforma, in modo che gli altri appartamenti rimangano, si spera, disponibili per la residenzialità. Questa cosa che abbiamo detto rispetto all'alloggio vale per altre cose. Vi faccio un esempio che può essere quello delle esperienze. Ok, voglio andare a Venezia, che è una realtà che conosciamo bene, voglio fare un'esperienza. Posso prenotarla su come si dice di nuovo, dei portali. Vi faccio un esempio, si chiama
Pere culo, non lo sapevo, grazie. Posso prenotarla su un portale, per esempio, che si chiama Get Your Guide, che è un portale internazionale. Di nuovo, però, il ragionamento su dove pagano le tasse questi portali, no? Ormai avete capito qual è il gioco da fare. Esistono anche dei portali italiani che fanno lo stesso tipo di attività, e uno di questi portali si chiama Italian Stories, e propone quindi di andare, per esempio, a visitare gli artigiani facendo dei laboratori, ed è una piattaforma italiana. Quindi vedete che appunto c'è un modo diverso, insomma, no, di viaggiare. Chiaro che per tenere in piedi questo tipo di attività servono tantissimi investimenti di marketing, come potete immaginare. Però, insomma, no, se intanto cominciamo a ragionare in maniera diversa, sicuramente possiamo appunto diventare dei consumatori, in questo caso, secondo me, più consapevoli di quello che andiamo a fare. Se poi avete bisogno di prenotare delle esperienze, ci sono delle agenzie di viaggio che sono locali, quindi appunto quando arrivate nelle città queste agenzie ci sono. Se fate una piccola ricerca sul web, di nuovo, vi scrivo un post, magari dove vi do qualche dritta in più, o se mi dite magari voglio andare in quella città, con che agenzia posso prenotare, vi posso dare una mano su questo, molto volentieri. E, dicevo, ci sono appunto le agenzie locali, e voglio dire un'altra cosa rispetto alle agenzie, perché l'altro giorno appunto parlavo con una persona che mi diceva: ho versato la caparra per due viaggi quest'estate, due viaggi che non so se farò, quindi voglio farmi dare indietro i soldi da queste agenzie. Allora io dico, chiaramente nessuno fa i conti in tasca, nelle vostre tasche, no? Tantomeno, insomma, non voglio, come dire, farvi fare una cosa che non volete fare. Però pensate al fatto che magari sì, a giugno avete prenotato il viaggio in Liguria, non lo potete fare, però magari quel viaggio, incrociamo di nuovo le dita, potrebbe essere fatto a settembre, no? Quindi se voi lasciate questi soldi della caparra all'agenzia, insomma, con cui viaggiate da anni, di cui vi fidate, potrete poi utilizzare questi soldi per andare in vacanza a settembre, e sicuramente date una mano anche alle agenzie locali. Insomma, no, io non sto parlando dell'agenzia che non avete mai visto, non avete mai conosciuto, sto parlando appunto magari di un operatore con cui vi rapportate da tantissimi anni e che non avete nessun interesse, spero, a far fallire. Quindi pensateci bene quando appunto pensate di potervi far restituire la caparra, se non è una necessità urgente, insomma, pensate a poterla lasciare e poi utilizzarla per un altro viaggio. Ecco, questo diciamo era un po' quello che vi volevo significare, perché appunto tanti amici mi stanno dicendo: ah, io spero di andare in vacanza, dove vado? Secondo te si potrà andare? Io ovviamente non ho la sfera di cristallo, nonostante la fascia da Maga Circe, ma non ho la sfera di cristallo. Io spero tantissimo appunto che si possa comunque, no, muoversi, anche se in maniera ridotta. E però appunto quando andrete a prenotare, pensate bene appunto a quello che state facendo, visto che comunque, insomma, tempo anche nei prossimi weekend per stare a casa ne abbiamo. Potete fare un tipo di ricerca, insomma, importante, e ribadisco, vi scrivo sicuramente un post nei prossimi giorni per mettervi insieme tutte le informazioni che secondo me potrebbero essere utili. Insomma, e tanto sono a vostra disposizione se volete appunto un'informazione di questo tipo. E che altro vi volevo dire? No, questo era un po' appunto quello che vi volevo significare. Tanti amici mi chiedono: ma vado in hotel o vado in un appartamento, cosa mi consigli? È perché io che sono appunto del settore sto seguendo tantissimi seminari in cui stanno dicendo, no, stanno parlando ovviamente della sanificazione degli spazi. Ecco, non saprei cosa consigliarvi, nel senso che io per me probabilmente mi sentirei più sicura in un hotel, perché essendo una struttura maggiormente organizzata, probabilmente hanno anche devono mantenere degli standard di qualità e hanno più controllo. Tuttavia, se l'appartamento appunto, no, ha delle buone recensioni sui vari portali, non è detto che voi non possiate andare. Per esempio, anche in questo caso Airbnb sta cambiando un po' le politiche. Negli anni precedenti tu potevi, no, avere, se io ero diciamo, il padrone di casa, potevo avere una persona che faceva check-out oggi, cioè stamattina, e nel pomeriggio mi arrivava un'altra persona che poteva entrare. Ecco, Airbnb sta cambiando le regole, per cui ci devono essere almeno 24 ore tra una persona e l'altra, e questo è fatto ovviamente per dare la possibilità al proprietario di casa di pulire in maniera più importante. Adegueranno anche questo con degli standard, appunto, no, che i proprietari dovranno rispettare. Se i proprietari non si adeguano a quello standard, dovranno passare almeno 3 giorni tra una prenotazione e l'altra. Quindi vedete, insomma, che anche il mondo dei viaggi sta cambiando. Quindi non, allora, io per me probabilmente andrei di più in un albergo. Però ribadisco, insomma, nessuno vi vieta di andare in un appartamento, magari per una settimana, portarvi magari anche i vostri detergenti da casa preferiti e dare una passata prima di potervi sistemare. Sa che abbiamo quasi esaurito il tempo, quindi spero, insomma, di essere stata chiara, di avervi fatto pensare a questa cosa, perché mi rendo conto che per noi addetti ai lavori
è una cosa abbastanza scontata, ma per le persone, insomma, che non sono addetti ai lavori, che semplicemente sono dei viaggiatori o, insomma, fanno dei weekend, potrebbe essere una cosa a cui non si pensa. Quindi vi auguro una buona serata, vi prometto il post, appunto, appena domani, insomma, domani al massimo dopodomani, e magari sarà l'occasione, appunto, per un'altra diretta di questo tipo. Ciao a tutti! Anzi, scusa, avete delle domande? Se no, le mettete qua, dopo io vi rispondo. Baci!